Ok, fermi tutti. Se siete alla ricerca di uno smartphone che ha una batteria infinita, un design veramente ricercato e un peso piuma, allora mettetevi comodi che questo video fa assolutamente al caso vostro. Honor Magic 5 Lite è assolutamente tutto questo e vi dico subito che farà storcere il naso a più di qualcuno di voi, soprattutto i super appassionati dell'ultimo SoC, quello del momento, ma ragazzi vi assicuro che renderà pienamente soddisfatti chi di voi usa lo smartphone senza troppi fronzoli e predilige la concretezza a tutto il resto. Ma andiamo per gradi e visto che quasi l'80% di chi di voi guarda i miei video non è iscritto al canale. Diciamo che sarebbe il caso di farlo, siamo a un certo punto, no? Visto che li guardate. Soprattutto perché in fondo a voi non costa assolutamente nulla, ma per me e la mia community è, ragazzi, veramente, veramente molto importante. Quindi vi prego di stoppare un secondo il video, schiacciare il bottone di iscrizione e così avrete contribuito alla crescita di una piccola ma sempre più grande community. Grazie e soprattutto a te che sono certo lo farai. Ma andiamo a noi. Ho questo Honor Magic 5 Lite, diciamo da una settimanella. E come ho raccontato su Instagram e TikTok, e già visto che ci siete, seguitemi anche lì. E i ragazzi di Honor mi hanno sfidato dicendomi che non sarei stato in grado di scaricare questo Honor in, diciamo, una giornata di lavoro. Allora, quale migliore occasione per poter provare a fondo, veramente a fondo, un nuovissimo smartphone medio gamma? E ragazzi, e voglio arrivare al punto, ho perso miseramente. Con ben 6 ore di schermo attivo, diciamo a fine serata, e confesso che ad un certo punto ho pure decisamente barato. L'ho messo pure un'oretta su YouTube, ma niente, lui alle 22 aveva ancora la batteria al 60%, al 65%. Non so proprio come abbiano fatto a inserire questi 5100 mAh di batteria infinita dentro uno smartphone così sottile e soprattutto leggero. E a proposito, sempre di batteria, lui si ricarica, diciamo, una volta ogni morte di papa, ho capito, ma si ricarica con una ricarica rapida a 40 watt. Altra caratteristica che rende magico questo Honor Magic 5 Lite e lo porta fuori categoria è proprio sul design, che non sembra affatto di un medio gamma, e basta, diciamo, veramente tenerlo in mano per apprezzare tutte le finiture dello schermo. Ad esempio, queste curvature che troviamo sono bellissime, sia dalla parte frontale che dalla parte del retro. Diciamo, sono una prerogativa di smartphone premium top di gamma. Qui ci sono a prima vista e al tocco, quindi effettivamente sembra di avere in mano uno smartphone molto più costoso di quello che è, proprio si percepisce questa cosa. Infatti, questo Honor Magic 5 Lite mantiene, diciamo, il form factor del fratellone Pro. E spero presto arrivi, è tutta l'iconicità della serie Magic. Abbiamo l'anello che, oltre a renderlo diverso dal resto del mercato, diciamo, lo posiziona, lo rende anche molto molto stabile se lo usiamo senza cover poggiato su un tavolo, quindi doppiamente geniale. Ok, qualcosa chiaramente va sacrificata, ma diciamo che per la certificazione IP, diciamo, per uno smartphone del genere ci può stare che non ci sia, soprattutto se in compenso abbiamo un display veramente molto molto bello, un display curvo da 6,67 pollici in Full HD Plus OLED 120 Hz, che rende assolutamente godibilissimo qualunque contenuto video, soprattutto se unito alla super performance della batteria. Ad esempio, qui mi immagino chi fa il pendolare e impiega tanto tempo sui mezzi e spesso non ha come ricaricare lo smartphone. Però durante il tragitto vuole guardare video, film, i video soprattutto i miei.
Questa è una soluzione assolutamente ideale. Abbiamo 510 nits sulla carta, ma anche qui il risultato è assolutamente del tutto, di tutto il rispetto. E nella pratica mi sembra molto più luminoso di questi 510 nits. Ma potete comunque boostare la luminosità, basta impostare la modalità vivida, che diciamo lo rende un po' abbassa un po' la qualità, perché i colori sono un po' più sgargianti, però comunque avete, io sotto la luce del sole lo vedevo perfetto. La batteria dura tantissimo, come vi ho detto, perché è abbinata ha un processore molto rodato e ottimizzato, e parliamo del Qualcomm Snapdragon 695 con 6 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB. E qui scatta l'amletica domanda: meglio uno smartphone che nella vita quotidiana sia di sostanza, oppure uno smartphone dalla super scheda tecnica? Allora mi fermo un attimo proprio su questo punto, perché come sapete io ho negozi di tecnologia e quotidianamente consiglio smartphone ai miei clienti, devo dire non soltanto quelli fisici, anche voi che mi seguite e che mi scrivete, continuate a farlo. Però quando chiedo e faccio sempre la stessa domanda: come usi lo smartphone, che cosa ci fai, il 90% delle persone, a parte qualche super fan tech diciamo dell'ultima ora come me, mi dice: vado sui social, faccio foto, uso WhatsApp, diciamo, e chiamo, stop, niente foto RAW, video in 4K 60 fps, niente gestione di niente, nessuna gestione di editing pesante, niente. Ecco, questo Honor Magic 5 Lite è uno di quegli smartphone che consiglierei proprio a queste persone. E intendiamoci, per fare queste cose lo Snap 695 va no bene, stra bene, e comunque se abbiamo bisogno di spingerlo possiamo anche boostare la RAM e avere, diciamo, un perfetto compagno anche per robette un attimino più complesse. Diciamo che all'aspetto estetico e il pannello potrebbero effettivamente creare delle aspettative molto più alte sul processore. Ma ragazzi, lo smartphone perfetto, sapete benissimo, non esiste in assoluto, però esiste lo smartphone perfetto per quello che dobbiamo farci. E io onestamente questo posso solo che consigliarli. Per i super tech, e voglio rispondere subito, è vero, uno Snapdragon 778G avrebbe fatto, diciamo, contenti tutti, ma ecco, la domanda è: io non sono mica certo che con quel processore lui avrebbe avuto la stessa autonomia pazzesca che ha. Io ho veramente fatto una fatica assurda per drenare la batteria. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo la doppia SIM, chiaramente il 5G e tutta la connettività che serve per garantire una copertura di segnale che, devo dire, è anche in questo caso, questione di percezione, però è stata di livello superiore in termini di segnale rispetto alla media. Anche sotto l'aspetto della ricezione, questo in chiamata è sempre stato perfetto, sempre in copertura, e se, diciamo, l'audio essendo mono dall'unico speaker, quindi non è fantasticissimo, diciamo che comunque è stato fatto un lavoro badando sempre all'esso. Infatti anche nell'audio mono il suono comunque è sempre molto alto, soprattutto in situazioni di viva voce, e devo dire che questa funzione così è perfetta. In capsula comunque si sente bene e non ho mai avvertito fastidio. Lato foto e video, abbiamo un sensore principale da 64 megapixel con una focale massima che arriva a 1.8, un ultra grandangolare da 5 megapixel e una macro da 2 megapixel. A chiudere abbiamo la selfie cam da 16 megapixel. Vi dico, date un occhio voi alle foto, scrivetemi sotto nei commenti cosa ve ne sembra. No.
quanto riguarda i video, ci fermiamo a un 1080p 30fps. Anche qui datemi voi il vostro parere, perché dovete guardare. La cosa che mi è piaciuta è assolutamente l'ottimizzazione dell'intelligenza artificiale nel riconoscere appunto le scene e adeguare i colori in base appunto allo scatto, alla scena. È molto utile soprattutto per chi non è propriamente avvezzo a far foto, ma che comunque vuole, diciamo, prendere, godersi il momento e tirare fuori un buono scatto in maniera del tutto automatico. Anche qui Honor badato all'esso. Ecco, la cosa che onestamente non mi è piaciuta è la Magic UI 6 basata su Android 12, cioè che non mi è piaciuta la Magic UI, anzi diciamo che in questi giorni l'ho provato e ho trovato anche delle belle chicche che sicuramente vi porterò con degli shorts, reel e TikTok. E a proposito, seguitemi lì, perché pure li faccio per nulla. La cosa, diciamo, che mi ha lasciato un po' d'amaro in bocca è non aver avuto subito a disposizione la Magic UI 7 con Android 13, che sicuramente arriverà a breve. Ma era, diciamo, quella cosa che, seppur non in linea con il concetto dello smartphone, diciamo, a quel 90% di cui parlavamo prima interessa veramente il giusto, e comunque è una cosa che a me avrebbe fatto molto... avrebbe dato ancora più punti. Sempre per il 90% delle persone a cui secondo me si rivolge, c'ha Play Store, quindi tutte le app di Google, potete trovare tutto senza veramente problemi. Quindi, che dire, io credo di avervi spiegato quali sono i motivi per cui scegliere questo Honor Magic 5 Lite. L'ultimo motivo è forse quello che più, diciamo, la parte più romantica, e sta appunto nel prezzo. Infatti, diciamo che potete acquistarlo con fortissimi sconti e pack ricchi di accessori, e vi lascio tutto in descrizione perché cambiano, e diciamo che a quel prezzo non ci sono alternative. Sono contento di aver riportato Honor sul canale dopo un po' di tempo, e sono contento che soprattutto che Honor mi abbia fatto provare un prodotto che mi sento assolutamente di consigliarvi, e mi sento di consigliarvelo a occhi chiusi. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, bel pollicione in su a questo video, non dimenticate la campanellina, e visto che ci siete, fate un salto sulle mie pagine Instagram e TikTok. Con questo è veramente tutto. Noi ci vediamo con un prossimo fantastico e speriamo altrettanto magico. Però non lo so, vediamo. Video. Ciao!